Arriviamo alle conclusioni. Torniamo alla domanda iniziale: perché una guerra che non ha più lasciato testimoni per motivi anagrafici, non ce ne sono più, è ancora così forte nel nostro ricordo? Allora, questo è un po' il tema che svilupperà la professoressa Barbara Bracco adesso della Bicocca. Non solo perché noi passiamo per via Cesare Battisti o per piazzale Cadorna, non solo per questo motivo, che non è poco naturalmente, visto quello che hanno fatto alcuni generali. Alcuni di voi usano la parola crucco. Sapete che è nata durante la Grande Guerra la parola crucco per definire i tedeschi, che poi in realtà non erano tedeschi ma erano i soldati croati che erano stati internati nei campi militari, che credevano kruk, che in croato vuol dire pane, perché stavano morendo di fame nei campi di prigionia italiani. Ecco, o anche perché ci sono alcuni confini che adesso sono in discussione tuttora qui, ma anche in Medio Oriente, che sono nati esattamente in quel periodo, grazie anche a quella guerra. Ma è soprattutto, credo, di interpretare un po' il lascito culturale, mi sembra di poter dire, che questa guerra ci ha lasciato. Barbara Bracco, e poi dopo due parole invece del sindaco. Buongiorno a tutti, anch'io prendo qualche secondo per ringraziare il sindaco, l'amministrazione, voi tutti per l'invito e per questa bella iniziativa, perché in verità le iniziative sono tante, come ha ricordato prima Danilo, però devo dire che questa è una delle di quelle organizzate in modo, diciamo, più completo. Colgo anche l'occasione per ringraziare, cosa che magari non si fa sempre, anche la mia università, che in parte ha avuto un ruolo in questo ciclo di iniziative, nelle persone del dottor Di Girolamo e la dottoressa Saccenti, che hanno appunto collaborato all'organizzazione di alcuni eventi, soprattutto quelli di domani, e a cui hanno collaborato anche delle studentesse e un dipendente di Milano Bicocca nella raccolta del materiale. Ritenevo doveroso ricordarlo. Dunque, a me il compito più, forse più difficile, no, ma insomma arduo per certi aspetti, cioè quello di indicarvi quelle che sono le linee generali dell'eredità lasciata dall'evento Grande Guerra, e cerco di farlo partendo dalle parole, che hanno spesso una loro forza intrinseca straordinaria. Noi tutti usiamo la definizione di Grande Guerra, definizione che si afferma negli anni del conflitto e che è rimasta anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dico questo perché il termine grande, l'espressione Grande Guerra, elaborata negli anni già del primo conflitto mondiale, vi dà l'idea di come i contemporanei già all'epoca avessero colto l'unicità, il carattere epocale dell'avvenimento. Noi oggi siamo abituati a vedere in ogni fatto, fattarello o sciocchezza, il fatto epocale, storico, eccetera, eccetera. All'epoca non era così. In un mondo che ancora guidato da coordinate spazio-temporali di una società antica, contadina, dove tutto può essere riassorbito, l'Italia di primo Novecento è un paese che ha ancora il vaiolo, che ha fatto un'altra guerra, la guerra in Libia, che ha subito, ha avuto terremoti terribili, e ciò nonostante dentro queste coordinate dove tutto ciclicamente si rinnova, muore, ma rinasce, la prima guerra viene percepita subito come un trauma, una ferita che chiude un'epoca e ne apre un'altra. L'idea di un trauma, uso appositamente questa parola, cioè di una cesura netta, rimane fino ai giorni nostri. E questo ci porta a ricordare e non a celebrare,
un avvenimento le cui tracce profonde sono rimaste fino a noi. Ecco che allora Grande Guerra ha ancora un senso come espressione. Eppure, a pensarci bene, la Prima Guerra Mondiale nasce come una guerra dell'Ottocento, cioè nell'estate del 14, tra blef e contro blef delle varie diplomazie europee, si apre un conflitto di cui tutti sono convinti di poter governare l'esito. In realtà, come dire, un evento che sfugge completamente di mano e dalla tarda estate, primo autunno del 14, siamo già entrati nel Novecento. Dalla prima battaglia della Marna nel settembre del 14, quella peraltro che porta Mussolini a cambiare fronte, si entra in un altro tipo di guerra, una guerra di posizione altamente tecnologica, dispendiosa, tutto quello che vi è stato raccontato questa mattina. Un evento epocale che lascia tracce profonde nel bene e nel male. Questo va sempre detto. E il fatto, come ha ricordato Danilo all'inizio, che non abbiamo più testimoni diretti dell'avvenimento, rafforza l'idea di un evento straordinariamente importante, profondo. E a distanza di 100 anni noi possiamo vedere anche degli aspetti potenzialmente positivi. Mi riferisco, ma poi ci tornerò, alla questione femminile, nel processo di emancipazione femminile non solo in Italia. Le guerre, dispiace dirlo, ma è così, hanno svolto un ruolo. Le italiane dovranno aspettare la Seconda Guerra Mondiale, le inglesi se la caveranno un pochino prima, ottenendo il diritto di voto. Dunque un avvenimento epocale di snodo apocalittico da molti punti di vista. Il primo è quello dell'estensione geografica. All'inizio si è parlato di 21 paesi coinvolti, per la prima volta un evento bellico è giocato su vari continenti, con delle interconnessioni tra i vari teatri di guerra che oggi, in modo un po' provinciale, fatemelo dire, ormai si definiscono globali. La globalizzazione esiste perlomeno dalla scoperta dell'America in poi, e la Prima Guerra Mondiale non fa eccezione. L'estensione geografica porta con sé un'altra cosa: sono quasi 90 milioni gli uomini che in tutti i paesi vengono mobilitati, un'enormità. 90 milioni di uomini tra i 18 e i 50 anni, qualcuno anche di più, che veste una divisa e che deve o al fronte o nelle retrovie prestare il servizio militare in un frangente drammatico. L'estensione geografica porta, come ha ricordato adesso Danilo, anche a una trasformazione geopolitica incredibile. Ancora oggi noi stiamo dibattendo politicamente di temi e di questioni internazionali che risalgono a 100 anni fa e all'assetto dato, pensate, al Medio Oriente dopo la Prima Guerra Mondiale. Tutta la vicenda della Palestina, per non parlare della Siria, sono tutte questioni che nascono all'epoca. È un evento traumatico e rigeneratore, rinnovatore di equilibri nuovi, non sempre al meglio, anche dal punto di vista politico, non solo geopolitico, come vi ho appena detto. Il crollo di 4 imperi già di per sé spiega molto, ma mi riferisco soprattutto alla politica interna e a quel rapporto tra istituzioni e masse che non si era mai visto prima. L'idea che lo Stato, la società, debba mobilitare in senso militare o morale
la società civile è un'idea della prima guerra mondiale. Certo, anche nelle guerre napoleoniche bisogna sostenere il morale, ma qui è una questione di vita o di morte. La società tutta deve collaborare, deve impegnarsi, e questo richiede uno sforzo di mobilitazione morale attraverso la propaganda che non si era mai visto prima. Peraltro, la prima guerra è ancora una volta il nostro provincialissimo paese, che tanto provinciale non è, anticipa un'altra cosa. Lo ha ricordato prima Giovanni Scirocco e anche Marco Cuzzi, l'anno della neutralità in Italia produce uno scontro interno ferocissimo che Anna Kuliscioff definì da guerra civile. Forse gli italiani da questo punto di vista possono dare molte lezioni nel bene e nel male. Certo, quella guerra porta ad una brutalizzazione dei rapporti, della dialettica politica impressionante, e l'Italia anticipa quello che si vedrà nel dopoguerra, non solo in Italia. La guerra civile che Anna Kuliscioff vedeva nelle piazze, nelle strade di Milano, dove peraltro tra decine, anzi centinaia di arresti ci sono anche due morti, caratterizzerà anche l'Italia del dopoguerra, il biennio rosso, e tutte le piazze europee, vinti e vincitori. Masse, propaganda, violenza diventano elementi caratterizzanti la politica novecentesca. Fuoco di questa mobilitazione politica culturale sta, tra le varie cose, lo ricordava prima Danilo e anche Scirocco, sta nella costruzione del nemico, non che prima non esistesse, ma l'idea che esista un altro da noi radicalmente diverso, che non merita nessuna pietà e va abbattuto come un animale, è un'idea della propaganda e della mobilitazione della prima guerra. Certo, gli italiani avevano già fatto la loro parte nella guerra di Libia, ma lì era tutto molto più semplice: il nemico è, non è europeo e appartiene a etnie inferiori e fuori dalla civiltà, diventa molto più semplice. Ricordo che le cose orrende fatte dagli italiani in Cirenaica e Tripolitania vengono fotografate e mostrate al pubblico italiano, non nel senso pacifista, ma come si mostrano dei trofei di caccia, esattamente la stessa cosa. Questo ha provocato in me, un paio d'anni fa, una reazione molto stizzita, e ve lo racconto perché nulla viene a caso, in Ungheria, quando uno studioso ungherese, durante un convegno, parlando della Libia, mi disse: certo, la Libia fatta dagli italiani è bellissima, e la cosa mi ha molto irritato, e neanche a farla apposta, subito dopo il suo intervento, ho mostrato le foto delle esecuzioni fatte dagli italiani. Badate, italiani che a loro volta in Libia hanno subito violenze di ogni genere, sia ben chiaro. Ora, con la Grande Guerra, nemico assoluto, grottesco, demoniaco, ridicolo, che è mezzo uomo, mezzo animale, è un elemento non solo italiano, pensate alla propaganda francese, che costruisce un nemico, ripeto, assoluto. E il segno dell'alterità dell'altro, del nemico, sta nella deformità fisica. Il fatto che abbia la faccia da scimmione, o il corpo gigantesco di un ragno, o gli artigli enormi, l'avrete visto in chissà quante immagini di propaganda, vi dà l'idea
di una costruzione, come dire, decisamente sopra le righe, che ha una funzione, però, che è quella di addomesticare l'umanità del nemico. Io ti posso uccidere solo se penso che tu sia un animale. Tanto è vero che le fotografie dal fronte in Italia sono molto limitate, perché la fotografia svela invece il lato umano, mentre nelle vignette, nei manifesti, nei giornali di trincea, nell'iconografia, tutto è possibile. E anche in questo caso gli illustratori, i cartellonisti italiani sono, devo dire, di altissimo livello. È una guerra totale e di cesura dal punto di vista economico, è quasi banale dirlo, siamo però nel mezzo di un distretto industriale. La Grande Guerra ha prodotto, imposto uno sforzo economico non paragonabile con i conflitti precedenti. Tutti gli stati escono dal conflitto con un indebitamento verso altri stati o verso i loro cittadini altissimo, tanto che i bilanci statali da quel momento in poi raggiungeranno e non torneranno più indietro livelli altissimi. Certo, anche qui vanno considerati vari aspetti. L'industria pesante riceve commesse e uno slancio formidabile che ha fatto la fortuna di molti distretti industriali, ovviamente non solo italiani. E anche quello della Grande Guerra, uno sforzo sociale enorme, da cui non si tornerà più indietro. Ad esempio, nella questione più volte ricordata dell'impiego delle donne, che non è tanto dal punto di vista quantitativo. Le donne impegnate nell'industria erano 200.000 prima della guerra e più o meno tale rimangono. C'è un piccolo dettaglio che dalla industria, diciamo, tessile, quella dell'industria di pace, si traghettano su altre produzioni, i proiettili, tutto il reparto dell'artiglieria. Soprattutto quello che sconvolge è l'impiego delle donne in mansioni tradizionalmente maschili e non tanto anche qui i maestri di scuola, perché di donne che insegnavano ce n'erano già prima, ma le donne che fanno le trambiere, le spazzine, lavori, guarda caso, di servizio con il pubblico considerati assolutamente sconvenienti e su cui naturalmente cala un proluvio di battute e barzellette di ogni genere. Quello però è uno strappo importante che mette le donne per la prima volta a gestire posizioni, tra l'altro anche organizzative di un certo tipo, e a lavorare gomito a gomito con gli uomini. Certo, mi era capitato di vedere un questionario in cui il capo reparto uomo di un opificio gli si chiede come si comportano le donne e lui risponde lapidario: litigano molto. Probabilmente sono ambienti un pochino più rissosi, però rimane il fatto che anche sul piano dell'immagine non c'è solo la donna croce rossina, stereotipo ampiamente diffuso, ma c'è anche la donna che ha contatto, ad esempio, con il corpo maschile. Benché certe medicazioni vengano fatte assolutamente solo da uomini, rimane il fatto che molte donne, anche giovani, assistono a operazioni, medicazioni su corpi nudi, tutte cose che modificano profondamente lo stereotipo femminile, che acquista, diciamo, più serenità e più coraggio, e mortifica quello maschile. Il fascismo poi cercherà di metterci una pezza esaltando la virilità, ma questo proprio a partire da una diminuzione invece di quella mascolinità messa in crisi dalla Prima Guerra Mondiale proprio dalle
dalle donne. Potrei accennare anche, giusto per far capire come la società civile venga tutta impegnata, al ruolo dei bambini, a cui peraltro verrà dedicata una specifica iniziativa, anche questa la voglio ricordare. Posto che l'infanzia è un'invenzione ottocentesca, i bambini fino ad allora raramente erano stati introdotti, inseriti in un contesto, in una cornice bellica. Ora diventano mezzi e destinatari di messaggi molto precisi. Mezzi perché, se pensate alle cartoline di Golia o di Bertiglia, sono, i bambini diventano degli adulti in miniatura che tendono a sminuire la guerra, in fondo è un gioco, con i loro fucilini, i loro archi, i loro pugnalini, ma tutto è un gioco. Oppure diventano strumenti per qualcos'altro. Pensate al ruolo, ad esempio, delle scuole nell'elaborazione di tanti, dai pacchi d'oro al folklore di guerra, alle lettere ai soldati, ai salvadanai, cioè tutta una propaganda perché i bambini sappiano risparmiare. Tutte cose che il fascismo, e non solo i regimi totalitari, faranno proprio. Il bambino fa parte della società e deve essere allevato secondo certi principi sin dalla più tenera età. Anche questa è l'eredità dell'evento Grande Guerra. E inutile, ma è bene ritornarci, perché poi tutto parte da lì. La guerra è un evento apocalittico dal punto di vista tecnico e tecnologico. Abbiamo prima sentito una bella canzone che ricorda il ruolo della mitragliatrice, l'avete visto anche qui, per la prima volta si è in grado di uccidere in pochi secondi decine di uomini, e questo non era mai successo prima. La scienza e la tecnica però, anche qui, mostrano un lato, diciamo, positivo. Quella scienza e quella tecnica che consentono la distruzione del corpo è anche in grado di ripararlo. La chirurgia d'urgenza e plastica nasce e si afferma con le guerre. Giustamente in questo documentario vi sono state risparmiate le scene più terribili di volti completamente sfigurati e poi ricostruiti dalla chirurgia. Questo è possibile in una cornice di evoluzione tumultuosa e non sempre ben riposta della tecnologia. Pensate, parlando di maschere, alla corazza farina inventata da un ingegnere milanese, si vede nel famoso film di Francesco Rosi, Uomini contro, del tutto inutile, un gigantesco cassone che trasforma l'uomo in una specie di piccolo carro, qualcosa del genere, il sogno dell'uomo, diciamo, ipertecnologico, che in realtà produrrà solo un massacro. Tuttavia, scienza e tecnica hanno un balzo distruttivo e ricostruttivo straordinario. Peraltro Fleming, che arriverà alla produzione della penicillina nell'altra guerra, inizia a sperimentare nella prima. Finisco sull'aspetto culturale, cioè il trauma culturale, che non è, quando si usa la parola culturale, una cosa vaga, è molto più concreto, e sta nel fatto, nei numeri che abbiamo visto prima, la mobilitazione, 10 milioni di morti, che potrebbero essere anche di più se si considera che la Russia oggi non sa quanti caduti ha avuto. Le vicende della rivoluzione hanno reso praticamente impossibile questa contabilità macabra. Ma pensate anche ai feriti, ai mutilati, cioè uomini
giovani diventati a questo punto inabili al lavoro, che devono essere reinseriti, e anche qui novità della prima guerra, il welfare, lo stato sociale, ha un'impennata dopo la prima guerra mondiale. Tutto questo richiede un'elaborazione del trauma, del lutto. Alle vedove, agli orfani, sono 200.000 gli orfani italiani, fatelo su scala internazionale, vi rendete conto, di donne giovani che rimangono vedove, con o senza figli. Da questo punto di vista, forse possiamo arrivare quasi a 10 anni fa per capire che forse quella eredità pesantissima di lutti, certo, si è trovato un suo punto di elaborazione nei tanti monumenti che sono sparsi in Italia, in Europa. Mi sono capitati in paesi dove mi sembra fossero stati dimenticati anche da Dio, con la loro lapide. Tuttavia quel lutto è arrivato, quell'eredità culturale è andata ben oltre la seconda guerra mondiale, e ricordo a conclusione che fu un presidente della Repubblica nel 68 a dare a questi adulti reduci della prima guerra la medaglia per appunto Cavaliere di Vittorio Veneto. Grazie.